Radio BCS con Pau Fu. Allora, abbiamo parlato questa mattina insieme a Nuccia di questa idea davvero molto simpatica e divertente di una gelateria di Isola Verde che praticamente ha celebrato non tanto la vittoria ma insomma la sconfitta della Juventus con una gag simpatica e con un gusto particolare che è diventato virale e ne hanno praticamente parlato un po' tutta la stampa nazionale. Abbiamo con noi la titolare Chiara Magliocca, che saluto. Ciao Chiara. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, non ho capito, ma voi siete juventini o anti-juventini? No, siamo Napoli. Ah, ti fate Napoli, ah. Esatto. Si spiega tutto. Beh, d'altro canto Magliocca non è proprio un cognome tipicamente veneto, ad esempio. No, infatti, diciamo che vabbè, io sono nata in Svizzera, di origine campane, quindi sì, un po' un giro, alla fine ci siamo ritrovati qui a Isola Verde. Molto bene. Voi è da un po' che siete qua o siete freschi della zona? Venivamo qui in vacanze e adesso abbiamo questa gelateria da 5 anni. Che bello, quindi vi siete un po' affezionati al luogo, insomma. Sì, tantissimo, si sta benissimo qui. Allora, diamo anche il nome della gelateria perché adesso tutti quanti vorranno assaggiare questo gusto. Voi lo fate abitualmente o adesso è andato tutto esaurito? No, è andato esaurito, però lo stiamo rifacendo. Ok. Stiamo rifacendo perché la gente è veramente impazzita. Allora, spieghiamo che cosa è successo. Voi qualche giorno fa, dopo la finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus, avete avuto questa idea. Sì, esatto, abbiamo avuto questa idea, abbiamo approfittato appunto di questo gelato fatto con fior di latte e Nutella per fare, diciamo, la grafica col simbolo della Juve, col logo della Juve, e poi abbiamo scritto questo cartello, appunto. Esatto, ricordiamolo così. Sì, che diceva che praticamente il gelato è disponibile solo nel cono per mancanza di coppe. Ecco. Ho postato una foto e da lì è diventato proprio virale e addirittura ieri sera è finito anche su Striscia la Notizia. Quindi, addirittura, mamma mia. Sì, proprio. Ma guarda, io ho fatto un monitoraggio, l'ho visto anche in un giornale francese. Sì, esatto, anche in Portogallo. Incredibile. Sì, veramente incredibile. Senti, quindi questa idea, ma ce l'hai avuta tu, tuo papà, qualcuno? Sì, io e mio papà insieme. Ok, siete una coppia incredibile, insomma. Sì. Senti, davvero molto molto bella, molto divertente, complimenti. Allora, quindi il gelato, sì, quando veniamo a chiederlo, dobbiamo chiedere il gusto CR7, però rigorosamente, esatto, in cono. Esatto, rigorosamente in cono. Fantastico, quanto avete goduto che il Napoli ha vinto? Tanto, tanto. Anche perché non è che il Napoli vince tutti i giorni, no? Quindi, infatti, quindi ne abbiamo proprio approfittato anche per quello, di questa battuta che per fortuna sul web l'hanno capita, che ma sì, ma già un po' di goliardia. Immagino che anche gli juventini si saranno fatti una grassa risata, sì, no? Sì, venivano lì a farsi le foto, i selfie col gelato. Ecco, quindi è veramente una cosa bella. Quindi la nuova attrazione turistica all'Isola Verde, amici, è questa gelateria. Andate lì a farvi la foto, ricordo, con il gelato, quello che ne ha parlato davvero tutto il mondo. Veramente. Senti Chiara, complimenti, aspettiamo qualcosa, grazie, di simpatico, però anche se la Juventus dovesse vincere il campionato. Esatto. Da interista spero di no, però... però ci stiamo già pensando. Brava, lavorate. Complimenti ancora e viva, insomma, via, grazie, il vostro gelato. Ciao, buona, grazie, giornata. Buona, ciao, ciao. A tutti, grazie. Grazie a Chiara Magliocca, questa fantastica gelateria di Isola Verde vi aspetta, cari amici, per gustare questo gelato davvero speciale.